succedendo un casino. Sofì, non è al telefono con Pietro? Lo so, però non posso dirglielo adesso. Che cosa mi consigli? Non lo so, basta, però me la devo cancellare dalla testa, Sofì. Basta, me ne vado. Ma dove vai? Sto andando via. Perché? Ah, comunque, Sofì, forse per un po' è meglio che non ci vediamo. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Poi, Sofì, hai finito con il telefono? Sì, adesso lo metto via. Ah, ok, beh, andiamo. Sì, ma mi devi accompagnare fino dentro casa? Mi va, posso? Va bene, okay. Scusa. Mamma Giulia ci mise un attimo a capire che cosa volesse dire Chiara con quello sguardo. E guarda che non è che oggi leggerai tutto il libro per saltare i compiti, perché sta per arrivare Sofì e tu insieme a lei farete i compiti. Ok. Io, vabbè, dai, l'aspetto dentro allora io. Va bene, ok. Ok. Scusa un attimo, ma niente, tanto tu vai a pedire che hanno suonato. Io vado a vedere una cosa dalla finestra. Ma io mi domando e dico, ma sono proprio innamorati? Sì. E poi l'accompagno addirittura a lavoro? Ah, comunque papà Antonio è un sacco di tempo che non mi accompagna a lavoro. Sì, avevo 18-20 anni quando mi accompagnava quelle volte a lavoro. Pff, vabbè, vecchi ricordi. Ciao. Cosa ci fai qua? Ho accompagnato Sofì. Ok, però non ce l'ha neanche bisogno. Vieni. Vengo e ci vediamo dopo. Ok. Niente, mi ha lasciato fuori. Va bene. Ok, siediti. Okay. Qui. Allora, che cosa che rifacciamo? Allora, voglio fare... Allora, italiano... Mm-hmm. Vediamo, aspetta. Matematica... No, la facciamo dopo. Geografia e scienze. Vabbè, cominciamo con l'italiano, dai. Voglio... Leggiamo? Sì, perché c'era scritto sul piano di leggere. Ok, dovevamo leggere da pagina 99 fino a pagina, mi sa, 100 qualcosa. Sofì. Sì, comincia, io ti ascolto. Sofì. Ti ascolto. No, ma voglio che mi guardi. Vai, ti guardo. Senza il telefono, adesso lo levo. Ok, vai. Allora... 1933, vicino al Polo Nord, 2 dicembre 1000... Sofì! Scusa, lo levo. Guarda, lo levo. Che glielo dica la mamma. No, lo levo, vai, ti ascolto. Anzi, non mi piace più l'italiano, voglio fare matematica. Facciamo matematica. Uh-huh. Devo andare in bagno. Ok, ti aspetto. Tu prendi la pagina pulita. Va bene. Chiara si fermò di colpo, riconoscendo i capelli rossi. Allora, io comunque te lo dico, io ormai ho 30 anni, questi scherzi... Hai superato i 30 anni? Sì, ho superato i 30 anni, questi scherzi potresti anche evitare di farmeli. Dimmi. Allora, ma tu non dovresti essere a fare i compiti? Fammi parlare. Sofì mi ha rotto, ok? Cioè, perché... Sei appena arrivata? Mi ha rotto perché... È distratta, sta al telefono e non so con chi è, ecco. Questi sono i primi segni dell'amore, sicuramente continua a scriversi con Pietro, ma... Mi è venuta un'idea. Sai che mamma Giulia ha sempre delle grandissime idee. Facciamo così. Io. Oh, che esagerata che sei. Sì, vabbè, in effetti un po' ha fatto male. Vabbè, comunque, pensiamo una cosa. Vai da Sofì, perché ci penserò io come distrarre Pietro. Cosa devi fare? Distraggo io Pietro con una scusa. Lo inviterò a casa nostra, così almeno saranno nelle stanze vicino. E sicuramente in una stanza vicino non si scriveranno. Ok. Quindi io vado. Ok. E tu devi andare a fare i compiti, perché domani vai a scuola. Quindi vai a fare i compiti. Non voglio ripetere. Vai a fare i compiti. Adesso, che scusa ci invento a Pietro per farlo venire a casa? Ah, sì, mi è venuta un'idea. Andiamo. Allora? Sì. Ancora il telefono. Vai. Allora, ho preso la pagina. Vai, cominciamo. Ok. Dobbiamo, se non mi sbaglio, scrivere la data. Mm-hmm. E oggi è... Non so che giorno è, non ce l'ho scritto. E guardalo qua. Mamma mia, Sofì. Ok, 10 gennaio. Sofì. Vai, 10.01. No, non c'ho più voglia se fai così. Va bene, dai. Adesso lo levo, vai. Prendi il telefono, Sofì. L'ho spento. C'è qualcosa che non va. In effetti Chiara ha ragione. Sofì sta facendo qualcosina. Secondo me è troppo distratta da Pietro. Quindi ora, con una scusa, dirò a Pietro di venire a casa nostra. Praticamente, essendo nella stessa stanza, non dovranno più scriversi. Almeno forse Chiara finalmente terminerà questi compiti. Quindi, ciao Pietro! No, non sono Chiara, sono mamma Giulia!
Sì, in effetti è il telefono di Chiara. Sì, è vero, hai ragione. Ho bisogno di chiederti una cosa perché ti spiego. Il mio medico di famiglia mi ha detto di prendere una pastiglia per il colesterolo. Non so neanche io che cos'è, però non so il dosaggio. E allora ho pensato, se tu venissi a darmi una mano, che sicuramente tu saprai il dosaggio per questi tipi di medicinali, forse mi puoi dare una mano e puoi venire qua da noi. Che dici? Ah, benissimo, grazie mille. Oh, che fortuna che oggi non lavori. Bene, 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 bene. Ok, grazie mille Pietro. Allora, a tra poco. Grazie, ciao, 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 ciao. Ok, io direi che forse la pastiglia del colesterolo ho un po' esagerato, essendo che io non ho il colesterolo, sono giovane, ho 30 anni e non so neanche che cos'è. Vabbè, intanto lo vado a dire a Papa Antonio, perché sennò dirà, ma cosa ci fa Pietro qua? Quindi è meglio che lui sappia le cose. Vado. Allora, facciamo una storia. Dobbiamo fare dal 73, 74, scusate, e 76, quindi il faraone, la religione. E ci dà, sì, scusami, una cosa sola. Per arrivare Pietro, mi devi reggere il gioco perché c'è qualcosa che non va. Sophie oggi è troppo attaccata al telefono. Quindi farò venire. Vabbè, è inutile. Ne possiamo parlare dopo? Sì, è vero. Non so io. Se suona il campanello Pietro è venuto per me, ok? Ciao. Va bene, ciao. Ciao, ciao, ciao. Non si può andare neanche in bagno. Vado io, è per me. Entra. Allora scusami, ti ho chiamato perché mi ha dato il medico una pillola del colesterolo, ma non so il dosaggio, quindi vieni con me di là che cerchiamo di capire qualcosa. Va vieni. Bene, tranquillo. Ciao! Salutate tutti. Ciao. Ciao! Ciao! No, perché sai, non vorrei che tu fossi la distrazione di Sophie, perché poi magari mi fermate a chiacchierare e non sono più lei continua col telefono a messaggiare. Vabbè, comunque, capiamo che pillola devo prendere, dai! Andiamo, dai! No, non è qui. Hai detto che l'avevi spento, però. L'ho spento, adesso giuro che l'ho spento. Fa vedere. Guarda, non si accende. E allora, che cosa devo mostrarti? Le pillole, dai, fammi vedere. Ah, le pillole che mi ha dato, è vero. Allora, aspetta, fammici pensare. Può essere questa? No, questa no. Assolutamente. Il Nurofen, no, il Nurofen. No, il Nurofen no. Ah, la tachipirina. Ah, no, non la tachipirina per i bambini, sì. Forse è questa. Sì, può darsi. No, secondo me non è quella. Secondo me è questa, Dici? Non lo so. Vabbè, facciamo una cosa. Provo un attimo a chiamare il dottore. Tu mettiti seduto che io chiamo il dottore. Ok. Ma strano che mi ha chiamato così. Proprio una pillola che ha dato il dottore. Pietro, scusami, mi serve il tuo telefono per cortesia, perché il mio non so dove l'ho messo. Ho provato a chiamarti prima, ma... sì, grazie mille. Torno subito. Ok, strana sta situazione. Ma che cosa ci dovrà fare col telefono mio? Non lo so proprio. Vabbè, aspettiamo, vediamo. Arrivo subito, grazie. Sì, scusate. Ora basta, Sofì. No, giuro che lo spengo, dammi. E guarda che la seconda... Ma metto via. Faccio una telefonata e torno subito. Ok. Vado in cucina per capire un attimo bene, Pietro. Macchiette, macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mistero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Sì, grazie, grazie. Sì, grazie. Ok, grazie mille. Non l'ho usato, pensavo, perché alla fine ho trovato il mio, quindi non l'ho usato, ho chiamato col mio. Allora, il medico mi stava dicendo che il dosaggio è sbagliato quello che mi ha dato, quindi nulla, io ora... No, io pensavo una cosa, che ne dici se io e te ci facciamo una bella tisana insieme? Dai, va bene, ok. Dai, ok, quindi tisanina, andiamo? Grazie, andiamo.
Ma mamma Giulia, com'è tutta questa fantasia qui? No, perché in realtà ti ho chiamato e ti ho chiesto di venire per il dottore, ma poi alla fine il dottore non ho neanche capito lui che cosa intendeva con questa pastiglia del colesterolo. Vabbè, sicuramente mi richiamerà. Ma dimmi un po' un attimo, ma sei innamorato di Sophie? Sì. Ti devo dire che in realtà è molto carina, potrebbe interessarmi, dai. Ah, ma ti sei fidanzato sì o no con Sophie? In realtà ancora no, però l'altra volta quando Chiara ha fatto quella cena romantica, diciamo, dove è scattato il primo bacio, è andata molto bene, però ancora devo conoscere bene. Ah, però... ok, vabbè, però nell'eventualità magari che lei si sentisse con un altro, a te dispiacerebbe? Un pochino sì, infatti prima vedevo che stava al telefono con qualcuno e volevo capire cos'è qualcosa. Ma a dire la verità non lo so, guarda. Vabbè, però io mi sono ricordata una cosa. Guarda Pietro, ti devo lasciare perché io devo andare a fare una cosa, perché dovevo farlo già prima. Ma no, non posso, scusami, devo andare giù da papà perché mi ha chiamato prima e mi sono dimenticato. Ok, va bene. Ma se ne va così, a me questa cosa un po' mi puzza, non lo so. Speriamo che non si stesse sentendo con nessuno, Sofì. Un po' mi dispiacerebbe. Quindi, arrivo subito. Chiara, scusami, ho bisogno che vieni un attimo in bagno perché devo fare una cosa urgente. Ok. Vieni. Ok. In bagno. Vabbè, oh, mi date il tempo, sì, scusa. Esci, perché noi dobbiamo parlare. Ok, allora, Chiara, mettiti giù, subito. Sta succedendo un casino. Praticamente avevi ragione, Sophie è distratta dal telefono. Ma devo dirti una cosa brutta. Cosa? Non è al telefono con Pietro? Ah! Zitta, secondo me si sta messaggiando con qualcun altro. E adesso chi glielo dice? No, aspetta, fermati qua. Fare l'investigatrice, mamma. No, fermati qua. Oh. Adesso, il casino è che... metti caso che è una sua amica, noi passiamo per quelli cattivi che hanno messo zizzagne. Io vado a sbirciare il telefono. Sophie. No, no, assolutamente no. Chiara, assolutamente no. Nei telefoni degli altri non si sbircia senza il permesso. No, quindi? Giudi. No, sul telefono degli altri non si può sbirciare senza permesso. Ma se tu ti fai dare il permesso a Sophie... Posso dire una cosa? Certo, ma tu devi chiedere il permesso. Esatto. Sì, andiamo, ho capito. Ma... Andiamo. Oi Sophie. Sì. Non per farmi i fatti tuoi, ma con chi ti stavi scrivendo? No, con un'amica mia, sì. Ah, che stavo chiedendo che quanto aveva preso. Era curiosità. Sì. E dove è andata Chiara? Non lo so, è andata in bagno, l'ha presa Giulia. Capito, che stavate facendo? Stavo facendo i compiti, sì. Mi ha detto mamma Giulia che è brava Chiara. Sì, è brava. Scrive meglio di me. Cosa state facendo? Sì, cosa state facendo? Devo fare compiti. Sì, deve fare compiti. Scusa, mi dispiace Pietro, guarda. Allora, io pensavo una cosa. Sto per salire anche papà Antonio, che non so dove è andato. È stato ore in comando oggi. Se vuoi andare di là c'è anche Diego e puoi giocare alla play con lui. Ok, vabbè, dai. Io Chiara vado in cucina se hai bisogno. Ok. Mi serve un attimo il tuo telefono, posso? Sì, vado a fare una chiamata al bagno e arrivo. Ok. Nemmeno 5 minuti, arrivo subito. Sì. Amici, c'è qualcosa che non quadra in Sophie. Chiamiamo Pietro. Pietro! Ok. Abbiamo quasi finito la missione, Diego. Adesso devo andare a parlare con quel signore là. Pietro, Sophie è andata in bagno col telefono e ha detto che doveva parlare con qualcuno. Andiamo, ok? Finisci la missione, mi raccomando, Let's go. Non ho mai spiato una ragazza. Segui un attimo. Sì, ecco, ciao Leo. E ti volevo dire una cosa, io non so come dirglielo. Perché poi se lo scopri poi magari ci rimane male. Chi dici di fare? Lo so, però non posso dirglielo adesso. Che cosa mi sono sentita? E non Leonardo, chi è? Non lo so chi è, se non lo sai tu. Zitto. Perché poi rovinerei tutto. Non lo so. Va bene, allora ci penso, dai. Ti richiamo dopo allora. Ok, ciao, grazie.
senti un attimo. Questo Leonardo che ha detto te. Non l'ho detto solo io, l'ho detto anche Sofì. Ah, che l'ha sentito? Io non lo so. E allora sei sordo vorrei... se non lo senti. Non vorrei che fosse il fidanzato. Se fu... cioè, è il fidanzato, ma non Speranza. Lei che aveva detto che non aveva il fidanzato, secondo me non è. Ma magari niente, spero di no, però non sembrava. E secondo te chi è oltre al fidanzato? Se non è il fidanzato, secondo te chi è? Non lo so, magari questo Leonardo sarà un compagno di classe che è innamorato di lei. Ma no, che guarda, sei? Non lo so, basta, però me la devo cancellare dalla testa, Sofì. Basta, me ne vado. Ma e che ne sa lui se è l'amico e non è fidanzato? Mamma mia. Però Sofì sta combinando un guaio, cioè sarà un'altra gita. Fernando, allora, dovevo fare l'analisi grammaticale. Dove vai? Sto andando via. Perché? No, perché devo un attimo ragionare su un po' di cose. Guarda, non lo so, sto andando. Ma dove stai andando? Ah, comunque Sofì, forse per un po' è meglio che non ci vediamo. Perché? Non mi cercare. C'è? Che c'è? Pietro se n'è andato. Perché sei innamorata di Pietro? Sì, certo. Tanto? Certo. Da 1 a 10? 10. Allora. Non so che cosa gli hai preso. E tu gli hai fatto qualcosa? No. Sicura, sicura? Certo. Sofì, gli hai fatto qualcosa? No, io non ho fatto niente. Sicura? Sono sicura. Gli hai fatto qualcosa che non gli piaceva? Che io sappia, no, non mi ha detto nulla. E con chi stavi parlando? Quando? In bagno. È una storia lunga. No, ora mi racconti, perché forse può c'entrare. Ok. Allora, è un segreto, non lo devi dire a nessuno, ok? Ti sei fidanzata? No, non è nulla di tutto ciò. Volevo fare, per San Valentino, stavo organizzando insieme al mio amico dell'agenzia un weekend a Firenze, però non volevo che lui lo scoprisse. E questo qua si chiama Leo. Sì, esatto, si chiama Leonardo, ma io lo chiamo Leo. Oh, lui aveva capito che gli... Vabbè, torno subito! Pietro! Se n'è andato via. Oh, Sofì, stavo solo organizzando un viaggio per Pietro. Oh, chi dov'è? Chiamerò Pietro. Ok. No, dov'è? Ok. Oh, segreteria telefonica. Riproviamo a chiamarlo. Segreteria telefonica. Mamma mia. Oh, che cosa abbiamo fatto? Sarà a pezzi, poverino. Oh, mamma mia. Allora. Sofì, sì? È successo un guaio. Allora, praticamente io e Pietro stavamo origliando dietro la tua porta. So che non va affatto, però ti vedevamo un po' sospetta. Quindi Pietro, io e Pietro pensavamo, però di più Pietro, pensava che Leonardo era un amico che gli piacevi tu, cioè, oppure che eravate fidanzati. E io glielo ho detto, però non ci ha creduto. Cioè, ti rendi conto? Pietro pensa che sei fidanzata con Leonardo. E ora cosa si fa? Non lo so, ad averlo saputo prima. Proviamo a chiamarlo. L'ho già chiamato due volte, mi dà la segreteria telefonica. Proviamo una terza, magari la volta buona. Ok. Non risponde. E ora come faccio? Idea, posso andare a casa sua. Ok, vado. Cercatemi insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso comincia nel guai perché se non c'è, l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con voi. Con voi, con voi. Iniziamo la ricerca con voi. Con voi, con voi. Nel bosco innevato iniziamo a cercare. Diego e con Rocky ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so. È stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi. Insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super.